Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe Rosace e sono professore associato di chimica presso l'Università di Bergamo. Con la presentazione che tra poco condividerò, voglio portare alla vostra attenzione degli usi alternativi riguardanti i materiali tessili in settori definiti smart, quindi destinati agli impieghi nei settori medicali e sportivi. Avvio la presentazione condividendo lo schermo che adesso dovrebbe apparire. Durante la presentazione, dopo una breve introduzione, parleremo delle applicazioni convenzionali dei materiali tessili per spostarci immediatamente dopo sugli usi non convenzionali degli stessi. Vedremo quali possono essere gli impatti delle sostanze chimiche utilizzate nei cicli di nobilitazione tessile e poi le tecniche per sviluppare dai substrati tessili le proprietà che conferiscono loro la possibilità di essere impiegati in settori per così dire intelligenti. E poi proveremo a tirare le somme della conversazione con le conclusioni. Lo sviluppo della civiltà umana si è accompagnata da sempre con lo sviluppo dei materiali tessili. L'uomo ha utilizzato dapprima le pelli e poi diverse forme di tessili per proteggersi dalle intemperie, ma anche nel tempo per caratterizzare l'appartenenza sociale, l'adesione a forme religiose o anche la declinazione dei movimenti politici per i quali si sentiva interessato. Oggigiorno i materiali tessili coinvolgono numerosi aspetti della nostra vita, al di là dell'abbigliamento, ma biancheria, tappeti, parti dell'arredamento che troviamo nei nostri appartamenti rientrano nell'uso quotidiano. E per provare a fare una prima caratterizzazione dei materiali con cui ci troviamo a che fare, possiamo iniziare a distinguerli tra substrati prodotti con fibre naturali. Mi vengono in mente il cotone, il lino, la lana, la seta, differenti ovviamente da quelli cosiddetti artificiali, provenienti da fonti naturali e poi modificate chimicamente. Mi vengono in mente così nel rayon, l'acetato, il triacetato, senza dimenticare ovviamente quelle che invece traggono origine del tutto da risorse fossili, e che per via sintetica vengono prodotti, così come la poliammide, il poliestere, le acriliche e numerose altre. Ovviamente questo settore è da sempre attenzionato dai ricercatori che trovano in esso degli stimoli interessanti per sviluppare delle ricerche innovative. Dando un'occhiata a quelli che sono i campi di maggiore interesse, attualmente spiccano tre macro aree destinate soprattutto all'innovazione dei processi, con l'attenzione della ricerca concentrata in particolare su produzioni di piccoli lotti, cosiddetti just in time, in risposta alle richieste del cliente, customizzate sulle loro necessità. Al contempo, i ricercatori sviluppano nuove tecnologie tese a ridurre il più possibile l'impatto ambientale, quindi andando a sviluppare sostanze destinate alla nobilitazione dei tessuti che abbiano il più basso impatto ambientale possibile, riducendo i quantitativi di acqua coinvolta o i consumi energetici per il funzionamento dei macchinari. Parallelamente a questi due settori, se ne è sviluppato un altro, concentrato soprattutto sull'incremento delle funzionalità dei tessuti, che quindi vanno a superare le richieste tradizionali del colore o della tattilità, ma si configura soprattutto nella risposta verso le sollecitazioni più performanti di materiali, di superfici più performanti, come per esempio materiali tessili antifiamma, idrorrepellenti, antibatterici,
e perché no, dato anche il momento grave che stiamo vivendo, anche antivirus. Sono quella famiglia di tessuti che sono stati battezzati come tessili tecnici e una parte di quest'area poi è sfoggiata in quella che viene definita l'area degli smart textiles, cioè di tessuti in grado di rispondere a degli stimoli provenienti dagli ambienti esterni in maniera tale da poter configurare una risposta ottica o meccanica. Questi tessili tecnici hanno una varietà di applicazione molto ampia, vanno dal packaging alla sicurezza, dall'agricoltura ai trasporti per arrivare fino allo sport e ai medicali. E una fiera, un'importante fiera di settore definita Textile che si tiene a Francoforte, ha fatto in modo di classificare gli ambiti riferimento per questi tessili tecnici nell'immagine che voi vedete adesso nella slide. È un settore di grande interesse perché guardando i valori riportati nei grafici adesso proiettati, come potete vedere bene, si parla di una produzione che in milioni di tonnellate sta incrementando in maniera importante questi numeri. Vedete, a partire dal 1995 al 2018, così in produzione come in valore in miliardi di dollari. Ed è una produzione che riguarda principalmente il Far East, che è il principale produttore di questa tipologia di materiali, con una quota che sfiora il 40%, le restanti parti vengono quasi del tutto ugualmente distribuite tra l'America del Nord e l'Europa. È un settore di grande interesse per la produzione tessile, per gli impieghi che se ne possono fare, in risposta a quelle che vengono definite le grandi sfide sociali con le quali ci confrontiamo attualmente. Parlo della razionalizzazione delle risorse, dell'alimentazione delle biorisorse, della salute, con una popolazione che sta invecchiando, soprattutto in Europa, come età media, e alle quali dobbiamo rispondere con giusta attenzione. Il problema dell'energia, della mobilità sostenibile, della sicurezza, quelle grandi sfide a cui i tessili rispondono in maniera attenta per ciascuna voce, trasformando quelle che sono le sfide in opportunità interessanti, per esempio nella razionalizzazione delle risorse con materiali e processi sostenibili, per quanto riguarda l'alimentazione e le biorisorse, con tessili dedicati all'agricoltura e che quindi permettono di intensificare la coltivazione, per esempio in determinate aree, o renderla più sicura in altre, con tessuti medicali, tra i quali alcuni esempi saranno portati alla vostra attenzione oggi, con tessili conduttivi per abbigliamenti in grado di produrre o conservare energia, con tessuti che trovano una particolare applicazione in termini di sicurezza e di performance nell'automotive, così come nella sicurezza. Capite che quindi ci troviamo davanti a tecnologie abilitanti per le quali il settore tessile risponde puntualmente con fibre estremamente innovative, con nanotecnologie da utilizzare nei processi di finissaggio, così come in polimeri provenienti da risorse naturali che danno un contributo importante nella riduzione dell'impatto ambientale dei cicli produttivi industriali. Con la nostra presentazione, in un settore estremamente ampio, come potete immaginare, rivolgiamo la nostra attenzione alla nobilitazione tessile, quella serie di cicli di trattamenti che partendo dal materiale grezzo, attraverso processi di sbozzino, purga, candeggio, mercerizzazione o anche semplice lavaggio, dipendentemente dal substrato trattato, fa in modo di produrre materiali che si distinguono per colore o per capacità sia tattili che performanti. Per raggiungere questi obiettivi, la nobilitazione tessile fa sì ricorso a dei
un approccio meccanico grazie all'utilizzo di macchinari che conferiscono determinate proprietà, ma la mobilitazione è anche nota soprattutto per la possibilità di introdurre attraverso questi cicli di trattamento delle proprietà attraverso l'utilizzo di prodotti chimici. Prodotti chimici che ovviamente sono differenti tra di loro per proprietà indotta, ma anche per tipologia di ausiliari e catalizzatori utilizzati. Spesso, purtroppo, forse troppo spesso in passato, questi prodotti non erano certamente a basso impatto ambientale e non spesso compatibili tra di loro. E ovviamente, essendo un elemento estraneo al substrato, una volta introdotto, a causa dei cicli termici a cui il tessuto deve essere sottoposto per fissare questi finissaggi sopra il polimero stesso, intendo che i materiali tessili risentono di un abbattimento delle proprietà meccaniche, con una variazione, per esempio, del grado di polimerizzazione, della resistenza alla trazione, dell'elasticità, proprietà ovviamente che sono i punti di forza dei tessili e che bisogna cercare di con le, bisogna cercare ovviamente di interferire il meno possibile con l'obiettivo di mantenere la qualità del substrato trattato al meglio. Pochi istanti fa ho citato il problema dell'impatto ambientale dei prodotti chimici. Dall'introduzione di un importante regolamento europeo, quindi parlo dal 2007, con il regolamento REACH, che è un acronimo di Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, l'Europa ha posto un freno molto importante all'impiego di sostanze chimiche che possano presentare degli elementi di pericolosità per la salute dell'uomo o per l'ambiente. Quindi, oggigiorno, processi e trattamenti chimici realizzati in Europa escludono del tutto l'impiego di sostanze chimiche che possano avere un qualsiasi problema negli ambiti che vi ho citato. Parlo di una realtà estremamente importante, in cui sono coinvolti i paesi dell'Unione Europea e anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein che hanno aderito a questa iniziativa. Parimenti, dal 2010-2011, a seguito di una indagine svolta da Greenpeace, si è osservata anche una forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica al riguardo della pericolosità dei prodotti chimici e dei trattamenti eseguiti sui tessuti. Greenpeace ha realizzato questo studio in delle aziende cinesi produttrici per i più importanti brand della moda mondiale. Il risultato è stato molto interessante perché gli stessi brand non si sono opposti alla indagine e alla campagna conseguente portata avanti da Greenpeace, ma anziché fare un blocco compatto contro queste informazioni, hanno accettato lo stato di fatto. Tra l'altro, la pubblicità che accompagnava questa indagine di Greenpeace aveva anche uno slogan molto importante, The King is Naked, quindi potete capire come l'immagine di un materiale che si usa nella quotidianità, come vi ho presentato all'inizio di questa conversazione, e che a fronte di questi numeri poteva risultare elemento dannoso per la salute. Vi dicevo, questi brand si coordinano tra di loro e portano avanti una serie di normative che possiamo definire assolutamente su base volontaristica, perché non ha i tratti della normativa cogente come quella REACH che vi ho presentato inizialmente e che però risulta spesso per molte sostanze chimiche assolutamente più restrittiva nel loro utilizzo. E qui vedete la rassegna delle, dei,
delle immagini che sto portando avanti con la presentazione, alcuni dei riferimenti più noti sia ai brand che alle normative prese in considerazione. Tra l'altro, lo ZDHC, lo Zero Discharge of Hazardous Chemicals, che riduce notevolmente le sostanze che ma hanno manifestato nello studio delle stesse un qualche elemento di pericolosità o per l'uomo o per l'ambiente. Quindi partiamo dal dato di fatto che per sviluppare finissaggi tessili, che sono i trattamenti ultimi che nei cicli di nobilitazione si realizzano, quelli che prevedono l'applicazione di sostanze chimiche sulla superficie dei substrati per conferire loro delle proprietà che i materiali stessi da sé non presenterebbero. Questi prodotti chimici, se applicati in Europa, seguendo i dettami dei regolamenti presentati, ovvero sia obbligatoriamente del regolamento REACH, ma molto spesso anche dei regolamenti su base volontaristica introdotti dalle aziende stesse, si possono realizzare degli effetti estremamente interessanti sui tessuti. Sono ispirazioni che non sono del tutto nuove, ovviamente, soprattutto quelle che vi presenterò all'inizio di questa carrellata di esempi, ma che soprattutto poi alla fine assumono carattere di assoluta innovazione perché grazie alla multidisciplinarietà degli elementi messi a disposizione della ricerca, gli spunti che ne vengono fuori, i risultati che emergono, sono di assoluto interesse e attualità rispetto alle richieste del mercato. Partiamo dal primo dei trattamenti, uno dei più richiesti, i trattamenti idrorepellenti. Trattamenti che impediscono all'acqua di essere assorbita dai materiali, realizzando una barriera all'assorbimento della stessa. Ovviamente, come vi avevo detto, non è un effetto assolutamente nuovo. La natura è fonte di moltissimi esempi che ispirano questo tipo di trattamento. Parlo per esempio dei fiori di loto, tra i più belli che mi vengono in mente, che sono caratterizzati dalla possibilità di far scivolare sulla loro superficie l'acqua e di conseguenza anche lo sporco, impedendo al fiore di rimanerne macchiato. Le superfici tessili possono riprodurre questo effetto, e grazie alle nanotecnologie l'abbassamento dell'energia superficiale delle stesse garantiscono un'altissima idro e spesso anche oleorepellenza, anche se in questo caso ovviamente bisogna fare obbligatoriamente riferimento al fluoro, che certamente non è tra le sostanze meno tossiche in assoluto, ma che per alcune applicazioni in cui la performance oleorepellente è di una priorità assoluta, sono obbligatoriamente applicati sui tessuti. I risultati sono ottenibili anche attraverso tecnologie alternative ai normali bagni di sostanza chimica. Qui, per esempio, vedete il risultato di un trattamento al plasma che nell'innovazione del prodotto, che non fa uso di soluzioni acquose, ma è realizzato del tutto in ambiente secco, permette alla superficie di respingere l'acqua che viene applicata a mo' di esempio in questa serie di immagini riprese a breve distanza tra di loro, pochi millesimi di secondo dopo l'impatto della goccia sulla superficie, realizzando delle superfici ad alto valore aggiunto. I test confermano la bontà di questi risultati. Vedete lo spray test, dove a sinistra il tessuto assorbe completamente la doccia d'acqua che viene proiettata dal serbatoio, mentre il tessuto trattato fa scorrere l'acqua, impedendone l'assorbimento. I test poi possono diventare anche più sofisticati, come in questo caso il Bundesmann test manifesta, soprattutto nei casi in cui le aziende hanno necessità di performance estremamente elevate, per cui il test che va a rilevarne le caratteristiche è altrettanto complesso.
Ci confrontiamo ogni giorno anche con trattamenti che prevedono la resistenza all'attacco della fiamma, che è una delle problematiche maggiori riguardanti il settore tessile per quei materiali impiegati nell'arredo della casa. Ricorderete gli esempi che ho proposto all'inizio della presentazione, quando vi ho citato i tessili per l'arredamento. Ne vediamo nell'immagine attaccati dalla fiamma alcuni esempi classici: il tappeto, il rivestimento del divano, delle poltrone e soprattutto i tendaggi, che per la loro caratteristica esposizione in maniera verticale rappresentano una fonte di innesco per la fiamma estremamente importante. Giusto per capire la portata di questa problematica, vi faccio presente che dal 1993 al 2013 le statistiche associate agli incendi parlano a livello ovviamente mondiale di 4,5 milioni di casi e di circa 62.000 decessi correlati a questa tipologia di incidenti. Anche per dare un'idea dei costi effettivi, delle conseguenze di tali problematiche, nel 2015 il costo totale negli Stati Uniti è stato di 329 miliardi di dollari, circa il 2% del prodotto interno degli Stati Uniti. Considerando che in questo costo complessivo rientrano ovviamente le perdite umane ed economiche riferite agli incidenti stessi, ma anche alle attività necessarie per prevenire e mitigare il costo degli incendi stessi, andando dalle assicurazioni alle attrezzature antincendio e così via. Non vi voglio annoiare e non è nemmeno questa la sede per investigare la dinamica correlata al fenomeno della combustione. Vi faccio solo presente che in presenza di un polimero, come potrebbe essere un substrato tessile, è necessaria una sorgente di ignizione, che potrebbe essere una fonte come fiammifero, una sigaretta, per esempio, che portando il polimero stesso al punto di combustione dà luogo allo sviluppo della fiamma, perché poi nel tempo costituisce l'energia stessa necessaria perché la combustione si autosostenga. Vedete che contestualmente alla dinamica della combustione, l'immagine sottolinea moltissimo lo sviluppo di gas potenzialmente tossici, ovviamente non esclusivamente l'anidride carbonica, ma consideriamo in questo insieme anche il monossido di carbonio e altri gas che possono svilupparsi in funzione della natura del polimero stesso. Il settore tessile ha sviluppato nel tempo molti trattamenti tesi a ridurre il rischio della combustione sui substrati tessili. Trattamenti che cambiano in funzione della natura chimica del substrato e anche della durabilità che ci si aspetta in termini di resistenza ai lavaggi. E quindi vedete in questa tabella come i sali, soprattutto quelli di ammonio o di fosfato, che hanno delle performance abbastanza interessanti, ma purtroppo in quanto sali non riescono a resistere ai cicli di manutenzione. Altri che invece, come due prodotti noti sul mercato col nome di Pirovatex e Proban, hanno non solo alte prestazioni, ma soprattutto un numero di cicli di resistenza ai lavaggi estremamente alto. Vedete, superano ampiamente il livello dei 50 cicli di lavaggio senza perdere le stesse proprietà. In questo settore ovviamente la ricerca spinge per sostituire gran parte delle sostanze che vi ho prima citato nell'elenco, in particolare il Pirovatex e il Proban, che pur essendo tra i più performanti in assoluto, hanno il problema legato alla formaldeide introdotta all'interno della molecola chimica delle sostanze prese in considerazione, che ne garantisce l'immobilizzazione sul substrato trattato.
formaldeide che da qualche anno è stata ufficialmente dichiarata cancerogena e che ovviamente i produttori tessili cercano di mitigare nell'utilizzo. In questo ambito di attività, con il gruppo di ricerca che coordino, abbiamo sviluppato dei trattamenti antifiamme estremamente innovativi basati sulla tecnologia Sol-Gel. Senza addentrarci nei termini teorici della tecnologia, vi faccio vedere il risultato ottenuto sui substrati confrontando un materiale non trattato con uno trattato con questo tipo di prodotto. Vedete che la fiamma viene introdotta grazie alla presenza di un bunsen che attacca sul punto più basso la superficie del tessuto. Il prodotto non trattato vede l'assoluta propagazione della fiamma che porta alla completa disintegrazione del tessuto. Contrariamente, il materiale trattato, sottoposto a questo tipo di trattamento, realizza un char, un residuo carbonioso, proprio nel punto di contatto della fiamma col substrato. In questo punto, l'introduzione di principi chimici, di colloidi contenenti fosforo e azoto, genera una sinergia che porta a una disidratazione del substrato, impedendo la propagazione della fiamma stessa. Proseguendo in questa tipologia di trattamenti, apriamo adesso una finestra importante su quello che è l'obiettivo principale di questa presentazione, ovvero sia di trattamenti chimici destinati a introdurre sui substrati tessili delle proprietà tali da rendere utilizzabili i tessuti nel settore medicale o in quello sportivo. I tessuti antibatterici hanno intrinsecamente nella loro definizione la caratteristica di non far incrementare colonie di batteri sui materiali trattati. È un compito estremamente arduo perché, come voi ben sapete, i microorganismi sono capaci di vivere in ambienti estremamente variegati e in condizioni ampie di temperatura e di pH, riproducendosi anche in maniera esponenziale. In generale, quando si parla di batteri, si dice che normalmente ogni 20 minuti si osserva una crescita esponenziale, tanto che nell'arco di 8 ore un singolo batterio genera 1,6 milioni di suoi simili. Capite che in queste condizioni di proliferazione ci si può trovare in condizioni tali che il tessuto stesso rappresenta una fonte di pericolo per l'uomo che ne vive a contatto. Le scelte per impedire la propagazione delle colonie batteriche sono basate essenzialmente su due criteri: un approccio per cui il trattamento genera una superficie battericida, o un altro che invece promuove un'azione batteriostatica. Il confronto è abbastanza importante perché nel caso dell'approccio battericida, se una tipologia di batterio sopravvive alle condizioni imposte dal trattamento, può evidentemente proliferare, mentre con l'approccio batteriostatico, non introducendo un elemento di assoluta eliminazione dei batteri, se ne contiene la propagazione e così che la possibilità che batteri selezionati possano sopravvivere e proliferare nelle stesse situazioni si diminuisce molto di più. Sono molti i prodotti chimici che possono essere utilizzati al riguardo. Anche in questo caso in Europa esiste un regolamento biocidi molto severo che permette l'applicazione dei prodotti chimici soltanto nel caso in cui essi siano stati registrati appositamente e destinati alle condizioni di utilizzo per cui chi li commercializza li ha dichiarati.
Qui vedete alcuni casi, tra i più importanti ioni di argento, lo zinco piritione, il triclosan, che è una delle sostanze chimiche più utilizzate fino al momento e che però sta via via per essere sostituito da sostanze più moderne e che presentano un impatto ambientale decisamente più basso. Qui vedete alcuni risultati di tessuti trattati con prodotti chimici che impediscono la propagazione di muffe e batteri. A sinistra lo stesso substrato che nelle stesse condizioni invece ha permesso la propagazione delle colonie batteriche di muffe lieviti che sono ben visibili anche attraverso un'immagine fotografica. Il nostro gruppo di ricerca si è occupato anche di questo tipo di trattamenti, ha messo a punto un processo per ottenere delle nanoparticelle di zinco che, come vedete, rispetto all'ambiente non trattato, impediscono la propagazione dei batteri. In questo caso il substrato è stato testato sia contro i gram positivi che contro i gram negativi, che sono le categorie di batteri utilizzati usualmente per questa tipologia di test. L'esempio è riferito essenzialmente all'Escherichia coli, ma altri test sono stati eseguiti giusto per confermare queste tipologie e questa proprietà anche in altre circostanze. Interessante da notare che questo tipo di nanoparticella può essere applicata anche a concentrazione estremamente bassa per manifestare le proprietà di cui vi parlavo e che ha un'alta resistenza ai cicli di lavaggio. Bisogna arrivare a 20 cicli di lavaggio per vedere nuovamente la propagazione delle colonie batteriche sul supporto, mentre ai cicli precedenti non si era verificata la stessa osservazione. Sempre proseguendo in questa finestra dedicata agli smart textile per uso sanitario e sportivo, un altro interessante approccio portato avanti negli ultimi anni dal nostro gruppo di ricerca è relativo ai sensori di umidità e di temperatura. Sono i cosiddetti sensori indossabili che, nel caso specifico, permettono di identificare in remoto l'umidità ambientale e la temperatura o del corpo e dell'ambiente nel quale il sensore si trova. E per fare questo sono stati sviluppati dei substrati in grado di condurre segnali elettrici, come potete vedere nel caso della maglietta battezzata Elect, o in altri casi in cui la variazione di umidità e temperatura ha permesso di monitorare degli ambienti estremamente interessanti sia per l'ambito sanitario che per l'ambito sportivo in generale con la maglietta e nell'applicazione specifica che vi sto segnalando in questo momento, invece per controllare le condizioni ambientali in una serra. Queste tipologie di prodotto presentano anche alta resistenza all'abrasione, come potete vedere da questa immagine SEM, dove il film dove presente manifesta una estrema resistenza al ciclo di abrasione che qui è arrivato a 20.000 cicli utilizzando il Martindale, mentre a parità di attacco il tessuto non trattato è risultato completamente distrutto. Un altro approccio destinato sempre al settore medicale e sportivo è quello del trattamento self-cleaning, cioè di sostanze in grado di utilizzare l'energia luminosa per promuovere quei processi di ossidoriduzione utili per rimuovere o le colonie batteriche o lo sporco che eventualmente si deposita sullo stesso. È ancora un esempio che la natura ci ispira attraverso, per esempio, la fotosintesi, che noi riproduciamo sul tessuto grazie alla deposizione di nanoparticelle di biossido di titanio.
L'azione della luce permette transizioni elettroniche all'interno delle molecole che generano le condizioni utili perché si verifichino i processi ossidoriduttivi in grado di abbattere le sostanze di cui vi facevo cenno poc'anzi. Ma siccome le parole lasciano il tempo che trovano, è giusto anche che vi si proponga qualche esempio pratico, come quello che vi sto introducendo adesso con questa slide. Vedete il tessuto proposto come A nella parte alta dello schermo, tinto con del blu di metilene, e le stesse condizioni eseguite su un tessuto trattato con biossido di titanio che è stato parzialmente oscurato in una metà della superficie rispetto all'azione della luce. Giusto per evidenziare questo tipo di trattamento, vi sottolineo con il mouse la linea di demarcazione tra la parte esposta, che è quella alla nostra destra, e la parte invece rimasta oscurata alla nostra sinistra. Vedete che col passare del tempo, 2 ore, 5 ore, 10 ore, 30 ore, la superficie esposta alla luce, grazie alla presenza del biossido di titanio, ha completamente degradato il blu di metilene depositato sulla superficie stessa, mentre il tessuto dove la radiazione luminosa non ha potuto agire, perché oscurato da una mascherina, invece ha mantenuto inalterato il suo aspetto. L'azione di fotodegradazione è estremamente interessante, ma al pari è interessante la protezione rispetto alle radiazioni ultraviolette che questo tipo di nanoparticelle conferisce. Per questo particolare effetto vi propongo l'immagine, la figura più in basso nello schermo, dove vedete in termini di riflettanza il comportamento del tessuto trattato rispetto a quello non trattato. Vedete che il tessuto non trattato ha una riflettanza molto alta nella parte UVC dello spettro, mentre ha nelle stesse condizioni il tessuto trattato assorbe completamente nella radiazione ultravioletta, impedendo alla stessa di poter essere riflessa. Un effetto molto interessante per un prodotto che potrebbe essere applicato per usi medicali in ambienti in cui la radiazione ultraviolette provenienti dall'atmosfera, parlo per esempio di zone tropicali, tenete conto che per esempio in Australia è obbligatoria una procedura di marcatura dei tessili che manifestino caratteristiche di UV absorber, perché l'incidenza della radiazione UV in quelle aree è particolarmente importante. Proseguendo nel settore dell'abbigliamento di sicurezza destinati a condizioni o medicali o sportive, un altro esempio riferito in questo caso a materiali luminescenti, specificatamente a degli alluminati di metalli alcalino-terrosi, per i quali abbiamo sperimentato il comportamento sui tessuti, che così diventano una fonte di protezione attiva e non passiva in condizioni di scarsa luminosità. E parlando ancora di protezioni che possono essere conferiti attraverso l'applicazione di sostanze chimiche sui tessuti, i cosiddetti materiali a cambiamento di fase. Sono nanoparticelle, possono addirittura arrivare in alcuni casi alle microdimensioni, ma non oltre, che inglobano della paraffina in grado di assorbire l'energia proveniente dall'esterno e quindi comportarsi da una barriera rinfrescante perché la temperatura che si verifica in un ambiente circostante impiega l'energia propria di quelle condizioni per solubilizzare la paraffina contenuta nelle particelle e impedire che quindi il corpo umano percepisca una sensazione di calore. Ovviamente le stesse condizioni al contrario, però prevedendo la solidificazione della paraffina a protezione rispetto invece a delle condizioni di freddo.
Il medicale è particolarmente interessato anche a rilascio controllato di principi attivi, come possono essere appunto sostanze in grado di interferire con l'organismo per esserne assorbite e comportarsi in maniera topica da medicinale efficace per determinate condizioni, e le ciclodestrine ne rappresentano un caso pratico. Le ciclodestrine sono dei box di dimensione nanometrica, vedete qui una rappresentazione classica di quelle che sono le ciclodestrine tipo alfa, beta o gamma, e questi box possono essere immobilizzati sulla superficie del tessuto per permettere il rilascio controllato di sostanze che possono essere state caricate precedentemente all'interno delle ciclodestrine. In assoluto, una volta che le ciclodestrine hanno completato il loro scopo, esaurendo il principio attivo caricato all'interno delle loro cavità, da vuote possono comportarsi in maniera inversa, ovvero sia assorbendo le sostanze e trattenendole al loro interno. Vedete che è un sistema di rilascio controllato definito termine scientifico host-guest, che promuove questo tipo di applicazioni in un ampio settore di tessuti innovativi. E proprio perché parliamo di innovazione, spostiamoci ancora di più verso ambiti ancora più innovativi, come quelli dei sensori indossabili destinati al monitoraggio delle condizioni fisiologiche di chi indossa questi tessuti o dell'ambiente circostante. In altre parole, il tessuto diventa un'interfaccia attraverso il quale medici o esperti del settore controllano a distanza le condizioni in cui l'indossatore del tessuto, permettetemi l'utilizzo di questa terminologia per sottolineare come il tessuto non diventa e non è più l'abbigliamento classico, ma diventa un elemento di trasferimento di informazioni per monitorare appunto in remoto le condizioni in cui lo stesso si trova. Ovviamente in questo caso dobbiamo spingerci ancora oltre verso un'integrazione più forte, non solo tra il tessuto e le sostanze chimiche che vengono utilizzate in termini di trasduttore del segnale considerato, ma anche con la microelettronica che permette la rilevazione delle variazioni del trasduttore stesso. In altre parole, si tratta di applicare sui tessuti un piccolo bottone, e questo mi permette anche di spostare la vostra attenzione verso le dimensioni di questi oggetti, all'interno del quale si trovano un LED che è in grado di emettere della luce e un fotodiodo che invece è posizionato all'interno del bottone stesso per leggere la quantità di luce riflessa dal trasduttore preso in considerazione. Ovviamente il fotodiodo legge l'intensità luminosa riflessa e la trasforma in un segnale elettrico che è poi quello responsabile della lettura in remoto, località in remoto dove il segnale arriva grazie all'utilizzo di un normale smartphone che oggigiorno è alla portata di tutti noi. Cosa succede al trasduttore tessile? Nel momento in cui un analita presente nell'ambiente, quindi intendo un gas che ci circonda, monossido di carbonio per esempio, anidride carbonica, o invece analiti provenienti dal corpo e che assorbiti dal tessuto arrivano a contatto della sostanza chimica applicata sulla superficie, inducono una variazione colorimetrica nella stessa, alla quale segue ovviamente una variazione nel segnale riflesso. Ecco quindi la condizione di stimuli responsive. C'è uno stimolo esterno da parte degli analiti, c'è una risposta del layer attivo applicato sul tessile che comporta una variazione nella lettura da parte del fotodiodo.
E allora qui si apre un campo di applicazione enorme. Qui ne vedete uno dei tanti presi in considerazione dal mio gruppo di ricerca, quello per investigare le componenti del sudore. Quindi numerosi elettroliti, lattato, proteine, amminoacidi che possono essere intercettate col principio che vi ho esposto nella slide precedente e trasformati in un segnale elaborabile. Elaborabile per misurarne le variazioni. E allora capite la ragione del titolo di questo progetto, My Sweat, My Health, l'analisi del sudore che permette sia su pazienti allettati, per esempio, o su sportivi che praticano le loro attività non solo a livello agonistico, ma anche amatoriale, di misurare le proprietà del pH della loro pelle, che gioca un ruolo importantissimo. Non voglio declinarvi nel dettaglio i vari punti che troverete in questa slide, ma vedete che da molte malattie della pelle, la dermatite, l'acne, fino ad arrivare al livello di disidratazione dell'organismo, sono tutti parametri estremamente importanti che possono cambiare moltissimo la qualità della vita per il paziente che non è allettato più in ospedale, ma che soggiornando a casa viene monitorato di continuo, così come per l'atleta che può migliorare le proprie performance in funzione delle risposte generate da questi sensori. Sono sensori che sono stati trasformati in prototipi, ne vedete degli esempi qui riportati nella slide e che confermano, confrontati con un tradizionale pH-metro di superficie, la bontà dei risultati ottenuti. Risultati ottenuti che possono essere allargati anche in altre circostanze perché condurre un segnale elettrico può a quel punto essere utile anche per sviluppare altre tipologie di device, come per esempio questa maglietta battezzata Elect che vi avevo presentato inizialmente, che è in grado di sostituirsi completamente a un tradizionale elettrocardiogramma realizzato nei laboratori, nelle cliniche, negli ospedali, ma con la differenza di essere indossabile nella quotidianità, molto leggero e di trasmettere i segnali ottenuti in remoto attraverso sistemi non invasivi. In conclusione di questa breve carrellata delle opportunità che le applicazioni di prodotti chimici e l'integrazione con l'elettronica possono garantire ai substrati tessili, vorrei condividere con voi alcune conclusioni che possano attirare la vostra attenzione verso un settore forse troppo a lungo sottovalutato, quello del tessile applicabile non solo per l'abbigliamento tradizionale, settore per il quale dobbiamo però comunque grande rispetto, essendo stato trainante ed essendolo ancora per l'Italia intera. Queste opportunità che vi ho proposto garantiscono solo l'apertura di attività di ricerca e speriamo presto anche produttive, estremamente innovative, che aprano verso applicazioni probabilmente inattese fino a qualche anno fa e che però adesso si risultano assolutamente praticabili. Per raggiungere questi obiettivi è necessario utilizzare tecnologie alternative a quelle precedenti. Mi sembra ovvio e mi sembra importante che sulle stesse si punti in maniera importante anche dal punto di vista della ricerca, così come dal punto di vista industriale, perché possono permettere di realizzare tecnologie e prodotti assolutamente innovativi. Come avete avuto modo di verificare, si tratta anche di tecnologie interdisciplinari, perché non possono essere ricondotte esclusivamente all'ingegneria, alla chimica, alla medicina o alla biologia, ma è l'interdisciplinarietà di settori scientifici che tradizionalmente hanno lavorato in maniera separata a favore del settore tessile, che adesso convergono favorendo lo sviluppo di nuove applicazioni.
E in definitiva queste tecnologie possiamo definirle anche abilitanti, perché le ricadute che potranno avere sulla società sono molto ampie e ancora del tutto imprevedibili. Vi ringrazio per l'attenzione e resto comunque a vostra disposizione per richieste di eventuali chiarimenti che mi potranno raggiungere all'indirizzo di posta elettronica giuseppe.rosace@unibg.it. Grazie, arrivederci.